appuntamento del ciclo di webinar che Agid organizza con il Dipartimento della Transizione Digitale e con Formez PA. Oggi il titolo del webinar è l'architettura informativa, i contenuti e l'interfaccia utente del sito web di un comune. Quindi continuiamo il discorso avviato nella volta precedente, come si progetta appunto un sito web. La scorsa volta abbiamo parlato della metodologia di progettazione secondo, diciamo, il modello messo a disposizione da Designers Italia e oggi appunto proseguiamo con diciamo, un'attenzione particolare agli strumenti messi a disposizione da Designers Italia, quindi lo stato dell'arte e le prospettive che si trovano, diciamo, sulla community di riferimento, con cenni sull'usabilità e l'accessibilità. Come da programma, i nostri docenti oggi sono Daniele Tabellini e Maria Cristina Caratozzolo. Vi anticipo che Rosa Barrese, che di solito appunto fa le conclusioni ai nostri eventi, oggi è indisposta e quindi al suo posto interverrà Viviana De Paola. E così come vi ricordo rapidamente, perché già vi ho informato la scorsa volta, che tutte le informazioni che riguardano questo webinar sono recuperabili sulla pagina di EventiPA in cui vi siete iscritti la prima volta a questo ciclo di formazione. Quindi le slide dei docenti, diciamo gli aggiornamenti, i programmi, e la registrazione viene poi messa sulla pagina di Eventipia, di cui la collega Stefania Mullas prontamente ha messo il link sulla nostra chat. Io ruberei pochissimo spazio, quindi passerei la parola a Daniele Tabellini del Dipartimento per la Transizione Digitale, che appunto fa la sua prima comunicazione. Daniele, se ci sei, sì, ecco, allora io Ciao. sparisco. E buon webinar. Allora, ciao, buongiorno a tutti. Trovati, buon pomeriggio. Io sono Daniele Tabellini, mi occupo di progetto dell'interfaccia e progetto dell'esperienza utente al Dipartimento per la Trasformazione Digitale e in particolar modo al team che si occupa del progetto Designers Italia. Il titolo di oggi lo sapete, quindi vado avanti. Il sottotitolo è questo: ho messo in evidenza alcune parole su che cosa faremo oggi. Allora, oggi vi farò vedere dove sono e anche come si usano tutti gli strumenti del progetto Modello Comuni fatto da Designers Italia. Vi faccio vedere lo stato dell'arte, che cosa c'è oggi e vi do anche qualche info sulle prospettive, su cosa ci sarà tra poco. Uno sguardo a dove trovare la community e chiuderemo su usabilità e accessibilità. E chiuderemo su usabilità e accessibilità. Allora, gli argomenti di oggi, questo è il programma di oggi, abbiamo un programma abbastanza serrato, staremo insieme un poco più di un'ora. Ci saranno due momenti in cui raccoglieremo delle domande. Allora, in una prima parte ci occuperemo di architettura informativa e contenuti, e in una seconda parte di interfaccia utente. Vedete allo 01 e allo 01 e allo 06, in pratica c'è anche una parte di introduzione e risposte, e poi di risposte parte 2, dove sfrutteremo alcune domande che avete fatto nel primo webinar di Maria Cristina Caratozzolo la scorsa settimana per dare alcune informazioni secondo noi utili a tutti, fondamentalmente. Allora, obiettivi di oggi. Io vorrei che alla fine di questo webinar tutti voi sappiate dove sono e a cosa servono tutti gli strumenti e le risorse a disposizione del modello comune, per usarle direttamente in molti casi, ma anche per dialogare con i fornitori che saranno chiamati a usarle. E infine per capire come contribuire all'evoluzione del modello. Allora, vado rapido, introduzione. Fondamentalmente è come un kit delle Lego il modello. Tutti ti dicono che ci puoi costruire un grattacielo, però tu ti trovi davanti
un sacco di pezzi e di bustine lì, di pezzettini da montare che non sai bene come mettere insieme se non hai partecipato alla stesura del modello, alla costruzione. E se ne parla sempre in maniera astratta. Quello che vorrei fare oggi è essere un po' il vostro Yoda, vorrei farvi esattamente vedere ogni bustina a che cosa serve. Vediamo se ci riesco. Partiamo dalle basi. Questa è una famosa citazione da Lou Dawn, che era Gov Design UK. Un servizio è qualcosa che aiuta qualcuno a fare qualcosa, aiuta qualcuno che sta al centro, il cittadino nel nostro caso, a fare qualcosa, dove fare è un verbo, non è un sostantivo. Vi pregherei di tenerlo bene a mente perché lo useremo spesso questo. I cittadini visitano il sito web di un comune per, questa è una slide che avete visto, che avete visto nel primo webinar. Ci interessano i verbi, conoscere, scoprire, partecipare, risolvere, adempiere, lavorare, ricevere, accedere. Fondamentalmente la maggior parte sono servizi, comunicazioni, ci sono un po' di ricerca e informazioni, ma non sono la maggior parte. Questa è una slide che abbiamo sempre negli ultimi anni, un po' aggiornata, però moderni, empatici, inclusivi, accessibili, usabili, comprensibili, semplici, efficaci, sostenibili. Questi dovrebbero essere i servizi che tutti noi sarebbe bene che usassimo nella nostra pubblica amministrazione digitale, che noi come cittadini avessimo a disposizione. Vi sottolineo empatici, che si rendano conto che ci sia gestione dell'errore, che si rendano conto di chi li sta usando. Inclusivi, e sottolineo accessibili, e dopo ne parleremo. Semplici da usare, e sottolineo mantenere. Mantenere per un motivo, che non può, cioè possono essere i servizi migliori del mondo, ma se dopo 6 mesi sono impossibili da mantenere o da sviluppare o da gestire in casa, servono a ben poco. Che cosa serve? Comprendere i bisogni dei cittadini. Vi ha parlato la mia collega l'altra settimana della ricerca utente. Metodi di lavoro definiti, e ne parleremo oggi. Creatività guidata, e ne parleremo oggi. E poi altre cose, noi parleremo di comunità, anche il terzo argomento che affronteremo. Questa è una slide che avete visto la scorsa settimana, vi ho segnalato in modo più chiaro le cose che affronteremo. Quindi, sicuramente modelli, il modello comuni, sicuramente qualche design kit, sicuramente vi parlerò delle community, Slack e GitHub. Questa è l'ultima slide, la penultima che vi faccio vedere della scorsa settimana per fare un piccolo riepilogo iniziale. Obiettivi del modello comuni, non reinventare la ruota. Librerie di componenti già pronte, strumenti validati con gli utenti, costruire, permettere a ogni comune di costruire la propria versione di sito, integrando specificità e unicità della propria città e ridurre lo sforzo in termini economici e di lavoro, magari riusando soluzioni già fatte da altri, magari usando soluzioni già validate, per riprendere il secondo punto, con utenti, che è un lavoro che non tutti possono permettersi di fare. Infine, delle quattro fasi del progetto modello comuni che vi ha raccontato la mia collega, noi affronteremo oggi la 2 e la 3. Architettura, flussi, prototipazione e un po' di sviluppo. Allora, cominciamo dalle parole. Le parole contano. Open design, open source. Voi tutti sapete cos'è open source, o almeno dovreste averlo incontrato e dovreste sapere che è un obbligo normativo ormai per la pubblica amministrazione farsi sviluppare o sviluppare codice open source per il proprio software, cioè a sorgente aperto, che è liberalmente che utilizza magari anche delle licenze corrette per essere liberamente riusabile. Open design fondamentalmente vuol dire a progetto aperto, non solo a sorgente aperto, perché tutti gli strumenti che vi farò vedere oggi sono strumenti di progettazione, di design, che sono aperti, creati da Designers Italia in questi ultimi anni e in continua evoluzione e messi a disposizione della comunità, aperti nello stesso modo del codice, quindi strumenti a cui si può collaborare, che si possono evolvere, che si possono usare, ma che si possono anche partire da lì e crearne altre versioni. Tutto il modello comuni è stato creato con un approccio aperto che si basa sui dati, quindi ricerca utente, analisi dei bisogni, per essere centrale sui cittadini, validazione numeriche dovute a misurazioni, statistiche.
È stato affrontato in team multidisciplinari, ci cioè hanno lavorato diversi team, sono stati usati e usa tuttora gli strumenti che vi faccio vedere, usano strumenti collaborativi, è aperto, come dicevamo, e anche trasparente perché tutto il ragionamento di sviluppo e di evoluzione avviene anche nella community e dopo ne parleremo. Allora, per entrare nel vivo, finito questo cappello velocissimo, anzi, comincio a parlare anche più lento. Per entrare nel vivo usiamo le vostre domande, alcune vostre domande. Ho raccolto qui cinque tematiche: adozione progressiva, risorse umane coinvolte, argomenti e vocabolari controllati, Content Management System o CMS e accessibilità. Le ho divise, le ho catalogate, vedete in questa colonna centrale: organizzare, comprendere, progettare, realizzare e validare. Nelle cinque fasi che dopo vi racconterò, che sono quelle classiche poi di progettazione di un progetto digitale. Le prime due fanno capo a una fase che è quella di organizzare, una prima fase, organizzare il lavoro. Non ci sono temi di domande che comprendevano la fase comprendere, che è quella della ricerca utente, fondamentalmente dell'analisi. Poi c'è un tema importante che è sollevato diverse volte nelle domande sugli argomenti e vocabolari controllati, che è legato alla fase del progettare. E infine i due temi legati alla fase del realizzare e il validare. Risposte dove trovarle? Vediamo. È possibile un'adozione progressiva, che è una domanda sintetica di due o tre domande diverse che avete fatto durante il webinar. Io vi sto dando le risposte, darò le risposte a queste domande nell'ottica che sono domande utili a tutti in realtà, che rimanga anche come strumento a disposizione nel futuro. È possibile un'adozione progressiva del modello del sito web dei comuni? Risposta corretta è dipende dalle condizioni di partenza. Ovviamente se c'è una partenza che è in parte già validata, c'è bisogno di cittadini. Se c'è una partenza in cui c'è già un lavoro forte sull'architettura dei contenuti in un'ottica di avvicinarsi all'utente, a chi deve fruirne questi contenuti e non solo a rappresentare la catalogazione interna ai processi del comune dei contenuti. Se non c'è una proliferazione di siti tematici già oggi, difficili da gestire, alcuni manutenuti, altri no. Se c'è una consapevolezza sull'accessibilità, è già stato fatto un lavoro. Se tutto questo, o in parte comunque, è già in atto sulla situazione attuale, se è già mobile first il progetto, se si vede da mobile, se c'è già un'implementazione di alcuni servizi digitali con consapevolezza e un'area personale. Se ci sono tutte queste cose, o parte di queste almeno, secondo me la risposta è nì, sì, è possibile un'adozione progressiva, si può pensare di adottarne l'interfaccia, cominciare a lavorare sull'architettura. Se questo non c'è, è molto più economico, è molto più sensato partire direttamente con un'adozione completa dal punto di vista nostro, perché costa meno, perché già è validato, perché ha già tutte queste caratteristiche. È chiaro che è più complicato per un piccolo comune. E ora vi rispondo sulla seconda slide, la seconda domanda. Quali sono le risorse umane coinvolte, chiedevano in diversi di voi, o da coinvolgere in un progetto del genere? E qui dipende sempre dalle condizioni di partenza, ovviamente, però dipende anche dalla scala. Non c'è una risposta unica per tutti. Quello che si può guardare insieme è le fasi del progetto da affrontare. C'è una parte di responsabilità del progetto, di solito un responsabile del progetto. C'è una parte di architettura e contenuti, modellizzazione del Content Management System, del CMS, c'è il lavoro sull'interfaccia, il lavoro su sviluppo, il lavoro di redazione, media, dei contenuti, la migrazione dal vecchio sito al nuovo, come migrare, c'è la valutazione dell'accessibilità, i test di usabilità, eccetera. Quello che posso dirvi è che l'architettura e l'interfaccia vengono forniti pari pari dal modello, potenzialmente, se uno volesse usarli senza modificarli. Lo sviluppo front-end e la modellizzazione del CMS in parte e anche l'accessibilità sono facilitate dal modello, perché sono guidate da questo. Lo sviluppo front-end e back-end, ma anche la modellizzazione del CMS, ci sono soluzioni a riuso che possono aiutare. Nella nostra esperienza, anche dialogando con gli early adopter, con i primi comuni che hanno adottato in questi anni, che poi non sono nemmeno più tanto pochi oggi, il modello comuni, il progetto, cioè la responsabilità del progetto, la cura del progetto generale, molto lavoro sull'architettura dei contenuti, la migrazione, l'organizzazione, la cura della redazione, il lavoro sui contenuti nel senso fisico, materiale, di migrazione, di scrittura di contenuti, e
talvolta anche parte dell'interfaccia dello sviluppo sono possibilissimi con risorse interne. Tutto il resto di solito avviene con l'aiuto di un fornitore. È chiaro che non è un modello che un dipendente comunale accende un pulsante e funziona il giorno dopo. Semplicemente nei rapporti con un fornitore, con uno dei vostri fornitori, facilita le cose e permette di raggiungere anche nei casi di piccoli fornitori un risultato molto più importante. Per i piccoli comuni, dimenticavo di aggiungere, il nostro suggerimento è quello di lavorare potenzialmente in consorzi, come ha fatto per esempio uno dei primi early adopter che è il Trentino, il comune di Ala con tutti i comuni del consorzio Trentino. Perché è un modo intelligente di affrontare il problema. Oppure di usare soluzioni a riuso, ma su questo vi approfondiremo dopo. Allora, detto questo, queste prime due domande, questi due primi cappelli, poi nella parte di Q&A, di domande ancora che arriverà tra una ventina, tra un quarto d'ora, sono pronto a rispondere, insomma, a darvi altre informazioni, a approfondire su questo. Allora, entriamo nel vivo della prima parte, architettura informativa e contenuti. Allora, il modello architettura informativa e contenuti, quindi come si catalogano contenuti, quali sono i settori principali, come sono divise, quali sono i contenuti interessanti. Il modello dei siti web dei comuni mette a disposizione fondamentalmente due strumenti. Il primo è quello sull'architettura. Risorse e strumenti per AI o architettura delle informazioni, content type o tipologie di contenuti e tassonomie. Adesso li vediamo in dettaglio. E l'altro sono gli scenari d'uso. A quali bisogni risponde il modello? È possibile estenderlo, scenari d'uso e prototipi a media definizione. Questo tipo di slide in questa presentazione che vi verrà data è una specie di indice, potete usarlo come un indice per navigare in tutte le risorse del modello. Perché ve lo faccio vedere? C'è spesso il fraintendimento che che il modello dei comuni sia soltanto una serie di grafiche HTML da passare a un fornitore, ad attaccare un CMS e finisce lì, ma non è così in realtà. Il modello dei siti web dei comuni fondamentalmente è un progetto articolato che ha molti strumenti a disposizione di chi lo usa e che mette a disposizione molti strumenti anche per personalizzarlo. In queste schede, voi sulla destra trovate sempre i link utili a capire di che cosa si parla e ad usarlo direttamente. Quindi, banalmente, documentazione è sempre un link che porta a design dei siti web dei comuni italiani su Docs Italia e alla pagina giusta. Questo è dove si trova tutta la documentazione tecnica, sia di come è stato fatto il modello, sia degli strumenti a disposizione nel modello. Su documentazione mi soffermerò poco, perché quello che vorrei farvi vedere è gli strumenti veri e propri. Per l'architettura, per esempio, c'è un foglio di lavoro in Google Fogli, fondamentalmente, che vi faccio vedere. Eccolo qua. Andiamo alla prima slide, al primo foglio. C'è un foglio di Google Spreadsheet che alcuni di voi avranno aperto, immagino, che è fatto così, ve lo faccio vedere. C'è un primo foglio qui in basso, introduzione, dove c'è la spiegazione di come funziona e un indice di che cosa farci. Nei fogli successivi ci sono alcune cose molto importanti per chi applica il modello e spesso questo lavoro viene fatto dentro il comune, non viene dato a un fornitore. A che cosa servono? Servono a verificare se servono da una parte a verificare se la propria architettura è già in linea con quanto proposto dal modello, dall'altra parte a lavorarci sull'architettura. Ci sono una serie di fogli come questo, content type, liste e tassonomie, tipologie di contenuti, liste e tassonomie, area di riferimento, amministrazione, novità, servizi, documenti e dati, e a destra la tipologia di contenuto che è prevista e tassonomie. Questo è un foglio che serve da indice degli altri fogli, cioè cliccando qua si finisce sugli altri fondamentalmente. Ve li faccio vedere uno a uno alcuni importanti. Qui c'è un link alla rappresentazione grafica dell'architettura, che fondamentalmente è questa immagine un po' più grande, che fa vedere le tipologie di contenuto, unità organizzativa, persona, luogo, novità,
che corrispondono a schede di contenuto, ognuna con i suoi attributi, e l'architettura, quindi le, oh, scusate, l'architettura, quindi le verticali su cui sono divisi i contenuti del modello, amministrazione, che dentro ha organi di governo, aree amministrative, uffici, eccetera, novità, che dentro ha notizie, comunicati, eventi, servizi, che ha tutte le tipologie di servizi, anagrafe, cultura, vita lavorativa, eccetera, eccetera, documenti e dati, dove stanno i documenti della pubblica amministrazione, documenti albo petrolio, modulistica, normative, accordi tra enti, eccetera. Poi ha due verticali particolari, una è argomenti, che ora vedremo in dettaglio, e una è area personale, una proposta di area personale. Allora, torniamo al foglio di lavoro. Questo foglio di lavoro, praticamente, da qui in poi, ha tutti i fogli in cui c'è, nel primo qua, vado un po' indietro di zoom, così lo vediamo complessivamente, nel primo c'è praticamente l'ARP che sarebbe questo, sistema di navigazione, si intitola, c'è praticamente tutta l'architettura del sito. Queste sono le verticali, amministrazione, novità, servizi, documenti e dati, argomenti. Magari zoom leggermente, se no non lo vedete. E poi ci sono i livelli, quindi c'è qual è la verticale, amministrazione, qual è il secondo livello, che avrà un template, cioè un modello di pagina di lista già. E il secondo livello è, per esempio, organi di governo, aree amministrative, uffici che fanno capo all'amministrazione, enti e fondazioni, politici, personale amministrativo, luoghi. Qual è il terzo eventuale livello, che potrebbe essere una sottocategoria, per esempio luoghi, sottocategoria, edifici residenziali. E poi un quarto livello, che è direttamente la scheda, che è un nodo foglia. La scheda di arrivo, la scheda di contenuto è conosciuta come foglia normalmente. Pensando all'alberatura, è ovviamente l'ultimo pezzo del ramo. Alla riga 22 trovate content type di riferimento. Unità organizzativa, scheda luogo. Se io clicco, fondamentalmente mi trovo nel foglio del content type o tipologia di contenuto. La scheda luogo è l'interesse pubblico di un comune. E ci sono tutti gli attributi che deve contenere o che può contenere, quelli obbligatori e quelli non. Ad esempio, tipologia del contenuto. Cioè, specificare il contenuto che si sta costruendo. In questo caso è il luogo. Obbligatorio, sì. Nome del luogo, nome principale del luogo sarà il titolo della scheda. Sì. Nome alternativo, tassonomia di argomenti, argomenti di interesse per il cittadino e clicco, mi trovo a una proposta di tassonomia che fa capo ai vocabolari controllati europei di argomenti per catalogare quel tipo di luogo. Questi sono 40 argomenti che fanno capo alle schede, ai vocabolari controllati dell'Europa che si chiamano Eurovoc. E su questi dopo approfondiremo una domanda più tardi. Qui ci sono poi, nelle altre fogli fondamentalmente, ci sono per esempio qualunque altro content type e qualunque altra tassonomia coinvolta nel modello. A che cosa serve l'accesso direttamente a questo strumento? Serve a due cose. Serve a validare se i contenuti che già si hanno rispondono a questa revisione o come farci di rispondere. Dall'altra parte, eventualmente, a farsi la propria versione. Nessuno vieta di duplicarsi questo foglio e variare questo. Il lavoro fatto sul modello ovviamente dovrebbe essere una variazione sensata, quindi una variazione sempre nell'ottica di migliorare il modello, non di allontanarsi dal cittadino e tornare dentro l'amministrazione. Ad esempio, molte volte sentiamo dire di integrare dentro argomenti legati a processi interni. Secondo noi andrebbe fatto se ha senso per il cittadino, sempre, quindi c'è sempre questo passaggio. Nessuno vieta di integrarlo questo foglio, anzi, se viene fatto, sarebbe molto bello metterlo a riuso, cioè proporre con gli strumenti delle comunità variazioni. Questo lavoro sull'architettura non è soltanto un lavoro funzionale agli schemi finali, quindi ha i template grafici già realizzati, è un lavoro che però, come ci testimoniano per esempio anche gli ultimi comuni,
che hanno adottato il modello, il comune di Rimini, ci parlavamo qualche settimana fa, il lavoro che hanno fatto internamente sui contenuti è un lavoro che ha usato tantissimo questo foglio di lavoro, perché gli ha permesso di, con uno strumento abbastanza comprensibile a tutti, che non è né da designer né da sviluppatori, ma è un semplice foglio di lavoro, un semplice Excel si sarebbe chiamato una volta, un Google Fogli, che è utilizzabile in ambito redazionale. Loro che cosa ci hanno fatto? Ci hanno validato i contenuti che avevano per la migrazione, hanno fatto una corrispondenza tra quello che avevano e quello che doveva diventare, e hanno proposto anche delle integrazioni che ora saranno proposte alla comunità. Trento, Cagliari, Ala, eccetera, tutti i comuni che stanno partecipando a questa discussione e che dopo vi racconterò meglio. L'altro strumento importante che vi voglio far vedere in questa prima parte è quello degli scenari d'uso. La mia collega l'altra settimana vi ha raccontato che il modello è stato costruito prototipando e pensando a sei scenari di utilizzo. Gli scenari d'uso si trovano nella documentazione e sono questi. Ad esempio, scenario 2, scoprire gli eventi in programma e l'orario di apertura di uno spazio espositivo. Alessandro si trova in città per lavoro e cerca qualcosa di interessante da fare. Dalla home page del sito trova tutte le iniziative del periodo estivo e quelle organizzate nel prossimo weekend. Si interessa a una mostra e trova informazioni che le servono per visitarla. Descrizione di scenario sommaria in alto. Qui vi ho collegato però altre cose. C'è questo Google Spreadsheet, che allo stesso modo di quello dell'architettura, fondamentalmente funziona nello stesso modo. Il primo è l'indice degli scenari, questi sono i due che abbiamo appena letto sulla documentazione, e poi per ogni scenario c'è fondamentalmente, scusate, per ogni scenario c'è una serie di informazioni che lo percorrono, c'è una descrizione della storia dell'utente. Come visitatore ho bisogno di orientarmi, come utente ho bisogno di trovare, come utente ho bisogno di approfondire, come utente ho bisogno di integrare i contenuti del sito con i servizi che sono già abituato a usare. C'è la persona di riferimento, nella documentazione troverete la descrizione della persona di riferimento, cioè il profilo tipo di uso del servizio, e poi c'è la parte importante per noi, nella progettazione dello scenario, quindi le funzioni di riferimento, in cui c'è descritto praticamente navigazione per argomento. Alessandra vuole conoscere gli eventi in programma e naviga per argomento. Una lista di contenuti e un accesso a dei filtri che gli permettano di filtrare o di ordinare quei contenuti. Le funzioni, le feature disponibili nel modello dovrebbero essere una lista dinamica, opzioni di ordinamento, un'interfaccia o dei filtri a faccetta che permettano di filtrare i risultati di ricerca. Una scheda di pagina evento che rispetto a quello che lei sta cercando potrebbe contenere una funzione di argomenti correlati, utili, e nella scheda del luogo correlato all'evento un collegamento al servizio mappe. Fare questi tipi di scenario, qui ce ne sono sei, ma ne esistono altri, e invito i comuni che adottano il modello, se possibile, a integrare questi scenari, cioè a fare proposte di scenari alternativi, magari utilizzando risorse di un fornitore, laddove è disponibile, che possa fare un lavoro di user scenario, come si chiama, in ricerca utente. Perché sono degli scenari che servono proprio a definire le funzioni che il sito web e l'area riservata, nel caso di alcuni scenari, tipo il 9, quello che si chiama 9, anzi 8, sulla pubblicazione di matrimonio, il sito e l'area riservata, le funzioni che dovrebbero avere, cioè si fa questo lavoro di fare delle storie e poi di descrivere le fasi e i passaggi per individuare le funzioni che servono. Qui nello scenario di pubblicazione di matrimonio c'è per esempio un accesso in area riservata tramite SPID, eccetera, già immaginato quando è stato fatto il modello, quindi ormai un anno e mezzo, 2 fa. Oggi, come sapete, l'accesso è solo tramite SPID, quindi qui eravamo avanti, il modello comuni era un po' avanti. Nell'ultima slide trovate delle istruzioni che servono proprio a capire da una parte come funziona questo spreadsheet, dall'altra potenzialmente a
integrarlo, quindi a crearsi delle proprie user story a seconda delle proprie necessità. Da una parte è uno strumento utile a una persona che ha ovviamente esperienza di ricerca utente, dall'altra però è uno strumento molto interessante anche solo per capire le storie che copre l'adozione di questo modello, le storie principali su cui è costruito, e eventualmente chiedersi se ne mancano alcune rispetto alle proprie esperienze d'uso dei propri cittadini. Infine, gli ultimi 3 minuti, ve lo faccio vedere abbastanza velocemente, però gli ultimi 3 minuti e mezzo, anzi prima delle domande, di questa prima mezz'ora, vi faccio vedere questo. Cioè, questo qui a sinistra nell'immagine è praticamente, che è qui a destra è segnato come prototipo e media definizione, trovate la documentazione e trovate poi due cose, uno è un'anteprima, a cui avete accesso da qui, dalla documentazione, per esempio scenario 2. Se cliccate, vi porta a un prototipo, cioè una simulazione con un'interfaccia simile a un sito web, solo grafica, fatta in media qualità, quindi non è la grafica definitiva, è tutta grigia, per capirsi è quello che si chiama wireframe, cioè uno sketch, uno schizzo di come dovrebbe essere. E questo è lo scenario 2 che vedevamo prima del visitatore, che cerca, Alessandra che cerca informazioni, inizia scenario. Tutti gli scenari sono prototipati mobile first, quindi sono prototipati su cellulare, e qui praticamente seguendo una specie di azioni guidate si capisce il percorso che fa Alessandra all'interno di questo sito web, di questo progetto di sito web, che naviga per argomento, è stata a Firenze, si trova su una pagina argomento, quelle utili a pensare di eliminare un po' dei tanti siti tematici e creare invece schede argomento nell'ottica in cui è stato costruito il modello, molto più manutenibili facendo parte del sito principale, che possano avere una parte editoriale, possono avere degli uffici di riferimento che le curano e possono avere cose in evidenza, tipo gli eventi in evidenza. Alessandra, l'altra cosa che fa è filtrare il risultato di ricerca degli eventi, mette la data che gli interessa. Rimangono solo quelli che gli interessa, trova l'evento e arriva alla scheda dell'evento, che ha un indice dei contenuti e le informazioni utili, informazioni, luogo, orari, costo del biglietto, che corrispondono esattamente al foglio di lavoro che vi ho fatto vedere prima sull'architettura, agli attributi della scheda, della foglia di arrivo evento, per esempio. Questo tipo di simulazione di scenario. E qui ce le trovate tutte su InVision. InVision è una piattaforma di prototipazione, una delle tante, una di quelle usate per prototipare il modello comuni. Serve a che cosa? A simulare la navigazione in fase di ricerca, a validarla e a vedere se ci sono tutti gli elementi prima di metterci la grafica, fondamentalmente, che è una parte secondaria. Quello che mi preme farvi vedere è che tutte queste risorse sono aperte perché oltre all'anteprima su InVision, se io clicco sull'ultimo, dopo vi racconterò meglio che cos'è GitHub e che cos'è una repository GitHub, però ho accesso a una specie di disco online in cloud dove ci sono tre file.sketch, siti comuni HiFi, siti comuni HiFi, siti comuni MidFi. C'è un modo di scaricarli che dopo vi racconto. Quello che avrò accesso è un file che posso aprire in Sketch, che è uno delle tanti software, uno dei tre software principali di design digitale. O Figma, che adesso va tanto di moda, o Adobe XD. Ovviamente è pensato per designer, ma nessuno vieta a voi di darvi le parole con questa ottica, ve lo sto facendo vedere, per dialogare con un fornitore, per sapere che un fornitore, se apre uno di questi file, non ha soltanto il prototipo in vision, ha esattamente un modo di costruire altri scenari. Questo è lo scenario 2 di Alessandra che vedevamo con tutti gli schermi e tutti i collegamenti. Ed è lecito pensare che ognuno di questi elementi è facilmente utilizzabile, duplicabile, spostabile, si possono creare nuove pagine, collegare nuove funzioni, in modo da chiedere eventualmente a un fornitore di prototipare nuovi scenari, nuove sezioni molto velocemente, perché se ci cioè, viene dato conto, un conto è avere da disegnare un quadro, un conto è avere da mettere insieme un puzzle. Esattamente un puzzle questo, ognuno di questi elementi si può staccare, smontare, rimontare in altro modo e prototipare altri scenari d'uso. Allora, torno sulla presentazione, sono andato molto rapido, dopo approfondiremo insieme sia GitHub, sia perché vi sto raccontando in realtà determinate cose, su Sketch, eccetera.
Quello che ho fatto è arrivare a mezz'ora esatta, quindi mi fermo e vi chiedo se ci sono domande. Una decina di minuti, poi facciamo una breve pausa. Quindi io torno sulla stanza di connessione, dovrei essere in grado di leggere le vostre domande, credo. Vediamo se carica. Dovrei essere in grado di vedere la chat, credo. Sì, C'è una mano alla regia. Daniele, sì, Daniele, c'è Sì? una domanda sulla chat della nostra interna, quella dello staff. Da cittadino non cercherei mai i luoghi del mio comune sotto il menu amministrazione, che dà più un'idea istituzionale. Il comune può introdurre nelle voci principali un'ulteriore voce, ad esempio territorio? Leonardo Olivieri ci fa questa domanda. Ok, ti chiedo di leggermele perché non riesco a vedere la Sì, chat, vengo Stefania. io, sì. Tanto provo a rispondere. Allora, la seconda parte della domanda ovviamente è sì, il comune può intervenire, modificare l'architettura e fare proposte migliorative, su questo non c'è dubbio, però sull'architettura non c'è una verticalità, cioè non è che è sotto amministrazione. Il content type luoghi è messo sotto l'amministrazione in parte, ma è correlato dovunque, per il senso che c'è questa pratica, le verticali sono amministrazioni, notizie, servizi e documenti, le verticali e tutte le tipologie di contenuti, compreso luoghi, ma anche schede persona o le schede evento, si possono far correlare in orizzontale tra le diverse sezioni. Dal punto di vista del progetto, i luoghi semplicemente non era pensato come un sito turistico dove c'era i luoghi del comune da affrontare, ma i luoghi nel senso schede informative su luoghi geografici, quindi potrebbe essere l'ufficio, potrebbe essere il museo, potrebbe essere ovviamente un'altra tipologia di luoghi, che poi è correlata nella scheda giusta, per esempio, di informazione sotto notizia o sotto evento o sotto servizio. Ovviamente nessuno vieta di integrare nuove verticali. C'è proprio questi giorni, vi inviterò dopo, ve lo farò vedere su Slack, una call aperta domani per parlare con i comuni early adopter, noi, di come integrare sia argomenti che tipologie di contenuto sull'architettura. Quindi se qualcuno di voi sta adottando, sono invitati o sta pensando di adottarlo, è benvenuto. Gli farò vedere in chiusura della call come farò a partecipare e dove ci troviamo. Mi sembra, Se ci sono altre domande, rispondo. sì, mi sembra che per adesso non ci sono altre domande. Non so se vuoi proseguire o avevi previsto una pausa. Io avevo previsto 5 minuti di pausa. Se vuoi, era andato un po' lungo, possiamo fare 5 minuti di Va pausa se bene. volete. Allora possiamo fare 5 minuti di pausa. Ci vediamo tra 5 minuti qui. Grazie. Adesso mi sentite? Ok. Allora, iniziamo la seconda parte. Io mi scuso se ogni tanto uso termini inglesi, è la forza dell'abitudine. Mi sono reso conto che devo aver detto early adopter invece dei primi comuni che hanno utilizzato il modello. La forza dell'abitudine, a fare un sacco di call in più lingue si fa sempre confusione. Cercherò di stare attento a usare i termini italiani laddove è possibile. Allora, le risorse e strumenti a disposizione, dove trovarli? E stavolta vi faccio vedere l'interfaccia utente. Quindi abbiamo visto l'architettura, quel file, le verticali, le orizzontali, verticali, i grandi temi, in orizzontale le tipologie di contenuto correlate tra loro e poi le schede argomento, che ora vedremo meglio, gli scenari d'uso, la possibilità di progettarne altri utilizzando sempre il foglio, comunque di capire quali sono il frutto uscito dalla ricerca fatta con gli utenti e da questo team, da questo lavoro di quasi un anno fatto tra il 2018 e il 2019.
E infine l'interfaccia utente, che è la parte anche se volete più visibile. Interfaccia utente, si fa presto a dire interfaccia utente. Allora, da dove si parte? Partiamo dalla fine. Partiamo dalla cosa più visibile. Partiamo dalla fine, dai template HTML, quindi dalle pagine statiche già programmate nel linguaggio di markup HTML, il linguaggio con cui si fa internet fondamentalmente, non il linguaggio, anzi, il modo in cui si scrivono le pagine internet del modello. Le pagine statiche, c'è un elenco completo che è raggiungibile cliccando qui, che ora vi faccio vedere, e vi faccio vedere dove ci troveremo. E poi ci sono due nuove risorse che abbiamo creato apposta in ottica di questo webinar e dei successivi, che è una nuova anteprima e una nuova repository GitHub. Allora, partiamo dall'anteprima. Se io clicco sopra mi trovo fondamentalmente su un sito web che è un modello comune applicato con contenuti fittizi, con contenuti finti che in parte derivano da Firenze, in parte da Pordenone e in parte sono semplicemente testi finti, immagini finti, che è già completo in mobile first, che già ha tutti i suoi contenuti mobile, che ha ogni sezione funzionante, solo la parte di front-end, solo la parte di front-end significa di interfaccia, di facciata. Quindi ha tutto quello che è tutto quello che è interfaccia, quindi come si visualizzano i filtri, come interagiscono, i campi di ricerca, tutti i blocchi di evidenza, le card, ha già tutto, semplicemente, e semplicemente tra virgolette, non è attaccato a un gestore di contenuti, a quello noto come CMS, un Content Management System. Le sezioni ci sono tutte, queste sono pagine statiche da cui si può partire direttamente per sviluppare il CMS. L'altra risorsa nuova che non c'era è una nuova repository a cui fa capo questa nuova anteprima che vi ho appena fatto vedere su GitHub. Allora, GitHub è la piattaforma, una delle tante, però la più famosa online in cloud per condividere codice sorgente. Molto sviluppo open source avviene in piattaforme simili che si basano sul protocollo Git. Quello che interessa sapere per voi, se non avete un background da sviluppatori, è che fondamentalmente funziona come se fosse un disco online in cui molte persone possono collaborare alla scrittura di testi e codici, che sono testi in definitiva. In questa repository, in questo cassetto in italiano, repository vuol dire cassetto in italiano, si trovano tutti i template, tutti i modelli di pagina statica. Quindi template servizi servizio, template novità, template home page. Se ci clicco dentro, mi trovo esattamente il codice HTML della pagina. È interessante notare che questi sono praticamente dei template che già comprendono dentro una risorsa che si chiama Bootstrap Italia, che dopo vi farò vedere, e serve a fare lo stile grafico di queste pagine. Ed è una risorsa centralizzata, quindi una risorsa fornita anche quella come questo modello comuni per uniformare e rendere più coerente l'esperienza visiva. Un fornitore normalmente dovrebbe partire da qui, semplicemente può farsi una duplicazione in un certo modo, attaccarci un certo CMS o pagine, un generatore di siti statici e andare avanti. Ed è quello che sarà oggetto del terzo webinar, la parte di sviluppo. Perché parto da qui? Per farvi vedere l'arrivo. Vi ho raccontato l'inizio, cioè, saltando ovviamente la ricerca utente che aveva trattato la mia collega, ma l'inizio è l'architettura, gli scenari d'uso, e questo è l'arrivo. Per arrivare a quell'arrivo è stato fatto un progetto che non è solo un progetto che ha quell'arrivo, ma un progetto che è anche rilasciato nel pubblico, in open design, in open source, i propri file di design. Quindi sul GitHub, sempre, quello di prima, quello dove è collegato tutte le risorse, dove c'era lo sketch, per esempio, degli scenari, ci sono altri due file, i file concept e i file per sviluppo. I file vuol dire alta fedeltà fondamentalmente, no? Alta qualità. Si considera in un lavoro di interfaccia i file una cosa che ha già la grafica che avrà il sito. Come negli scenari, anche qua c'è l'accesso a un'anteprima che se clicco vi porta su InVision e c'è un'anteprima. Vediamo se la carica in un tempo utile.
se non la vediamo direttamente su Sketch. Lasciamogliela caricare. In fondo c'è la repository GitHub sorgenti Sketch e un accesso a documentazione. Documentazione, vi ricordo, è sempre un accesso diretto alla pagina giusta nella documentazione che racconta che cos'è il prototipo iFi e racconta alcune note, alcune delle cose, dei passaggi importanti. Più che farvelo vedere qua, ve lo faccio vedere aprendo il file Sketch invece del. Avendo a disposizione Sketch o Figma o XD o aprendolo con un fornitore, si ha accesso alle stesse cose che si trovano su InVision, le stesse identiche, quindi su InVision questa scheda per generare per esempio una palette di colori, cioè un gruppo di colori compatibili, alternativi al blu fornito di base, per uniformarsi per esempio al branding, al marchio, ai colori del proprio comune. C'è esattamente un tool che permette di farlo, uno strumento che permette di farlo, partendo dal colore principale, che dovrà essere accessibile, quindi avere un contrasto minimo con il testo, però partendo da quello si possono generare la variante scura, quella intermedia e quella chiara, da poi adattare nel bootstrap, del modello, e questo ve lo racconteranno la prossima settimana come si fa in codice. Però in questo file, e anche su InVision, c'è l'accesso a queste immagini, le stesse immagini, quindi potete cliccare e navigare queste immagini. Però se uno lo apre da fornitore, probabilmente con Sketch o con uno strumento simile, può modificarlo, quindi può lavorarci sopra per esempio, fare simulazioni, per prendere il lavoro e chiedere e fare una simulazione di com'è la testata della propria città, cambiando semplicemente tra virgolette, ovviamente lo spazio e scrivendo il proprio nome e eventualmente facendo anche prove di integrazioni di altre cose. Un lavoro che ovviamente può fare un fornitore, ma un fornitore che parte da qui non parte da zero, quindi ha soltanto, è come prima, ha un puzzle in cui può semplicemente spostare gli elementi. Questa è la home page, ogni pagina realizzata nel modello. In questi file, anche su InVision, c'è sempre sia mobile che desktop, quindi sia da smartphone che da desktop. Smartphone ha una risoluzione di 360 pixel, quindi smartphone ormai si considerano cellulari abbastanza grandi. E una home page da 1280 e c'è anche una visualizzazione come si vedrebbe su un monitor molto più grande. Questa è la home page, ma ci sono qualunque scheda. Ve ne faccio vedere una che a me piace particolarmente ed è un'innovazione molto forte di questo modello, che è quella dell'argomento. Se avete navigato il comune di Cagliari, il comune di Ala o alcuni di quelli che hanno adottato in questo anno e mezzo il modello, vi sarete accorti che le pagine argomento, vi sarete accorti che le pagine argomento sono pagine molto importanti e nella nostra esperienza permettono di sostituire molte volte l'esigenza di avere mini siti dedicati. Non parliamo ovviamente del sito del turismo, che potrebbe essere un sito molto ampio con servizi dentro, eccetera, però per molte cose in realtà spesso si ricorre a fare mini siti per avere un posto dove aggregare servizi, notizie e informazioni sull'amministrazione che sono anche nel sito principale. Quindi queste pagine argomento sono pensate per essere, o super argomento, sono pensate per essere esattamente quello, una pagina in cui cantiere in città, qui è un argomento anche in evidenza nella testata in questo momento. C'è il riferimento alle schede di ufficio a cui appartengono, le schede viarie, ci sono contenuti in evidenza, come se fosse una micro home page, una home page dedicata ai cantieri in città. E poi ci sono collegamenti trasversali alle schede utili in amministrazione, per esempio, in servizi, quei servizi utili, e in novità con le notizie e gli eventi. Si chiude con i documenti che fanno riferimento ai cantieri, i bandi, per esempio, sul verde pubblico. Ognuno di questi accessi potenzialmente può avere un campo di ricerca o filtri ulteriori. Vi sarete accorti che tutto il modello, navigando sia gli esempi sia i siti che già l'hanno adottato, fondamentalmente è un modello fatto a liste. Fin dal secondo livello si entra dentro pagine che sono già liste filtrabili. E questo è l'unica cosa che pone agli sviluppatori, quindi al fornitore che aiuterà lo sviluppo o che l'ha già sviluppato. Penso a soluzioni a riuso nel catalogo di riuso, per esempio. La sfida più grande è la ricerca, quindi non una ricerca semplice per parola per il sito, come uno semplicemente potrebbe fare, ma utilizzare la ricerca come un vero strumento di navigazione. Questo
Questo file serve a lavorare con i fornitori, ovviamente, però è un file che permette di chiedere a un fornitore, mi fai vedere come viene, mi fai il mockup con la mia grafica, i miei colori, perché basta semplicemente modificarlo. Tutti gli elementi dell'interfaccia che fanno parte di questa interfaccia grafica in questi file di design, scusate, sto saltellando, derivano da un progetto parallelo. E mantenuto allo stesso modo di Designers Italia, che è quello del kit di user interface o interfaccia utente. Per fortuna in inglese e in italiano hanno le stesse iniziali. Si scriverebbe semplicemente al contrario. È una libreria di componenti standard già accessibili, per quanto possibile. Ci siamo accorti che ci sono alcuni piccoli errori, ma sono veramente pochi, su un file e poi una parte di sviluppo che già prevede più di 1.000 componenti. Per chi sa, vedrete questi nell'immagine a sinistra, queste sono tutte le varianti di un pulsante, per esempio. È un file in continua evoluzione, nei prossimi mesi subirà degli aggiornamenti e verrà usato per migliorarlo, verrà usato per implementare il modello. E per implementare i modelli successivi che sono in corso di sviluppo. Aggiornare questo file vuol dire aggiornare un file. Qui ci sono i link dove trovarlo, ve lo faccio vedere sempre su Sketch per farvi capire di che cosa si tratta. Vediamo se lo trovo, dovrebbe essere questo. Ok. Significa aggiornare un file dove dentro c'è tutto, c'è lo stile tipografico, lo stile dei testi, le dimensioni dei paragrafi, lo stile di visualizzazione dei numeri, ma c'è molto di più. C'è tutti i colori a disposizione. Già con la divisione tra le combinazioni accessibili di colore, per quanto possibile. C'è possibilità di inserire, ad esempio, bottoni radio, ci sono le griglie per fare template desktop e mobile, campi di ricerca, c'è veramente qualunque componente visivo può servire alla costruzione di un'esperienza digitale, che sia un sito o un'app, perché nessuno eviterebbe di usarlo per costruire un'app. La cosa interessante è che questo file è una libreria, quindi una volta che viene aggiornato, chiunque sta usando questo file per creare mockup, tendenzialmente semplicemente gli si aggiornano i componenti di questa libreria, un po' come se aggiornassero i pezzetti dei puzzle. Qui vedete per esempio tutti i componenti di questa libreria, ve ne faccio vedere uno per farvi capire cosa voglio dire. Voglio mettere un header blu e poi ho possibilità nel software che sto usando, che sia Sketch, che sia Figma, che sia Adobe XD, ho possibilità di personalizzarlo, quindi di modificarne le scritte, di utilizzare delle varianti e di continuare da lì in avanti a usarlo, a costruire il mio mockup. Serve a creare mockup e prototipi, ovviamente, grafici, però ha già un output anche di sviluppo. Perché? Perché esattamente quasi tutti i componenti dell'UI Kit, praticamente tutti, più del 95%, credo, sono già stati renderizzati, sono già stati codificati, scritti in codice, utilizzando una piattaforma, utilizzando un modo di scrivere front-end, quindi interfaccia per il web abbastanza standard, che è Bootstrap. La versione attuale usa Bootstrap versione 4.5 e nei prossimi mesi speriamo parta cioè dovrebbe partire, anzi ve lo confermo, un lavoro di aggiornamento a Bootstrap 5 che è uscito proprio questi giorni, che è la nuova versione. Un modo standard per riuscire a fare front-end. Anche di Bootstrap c'è una scheda su Designers Italia, però vi voglio far vedere questo. C'è uno strumento molto importante, un mini sito dedicato, che è questo, che dentro il come iniziare ha esattamente le istruzioni di come usare Bootstrap Italia. Quindi se lavorate con un fornitore esterno, oppure se per i comuni che hanno la fortuna di avere una parte interna che cura il front-end, quindi l'interfaccia delle proprie applicazioni, usarlo. Questo è il manuale di istruzioni fondamentalmente. Ci sono cose complesse come la personalizzazione, come si fa a cambiare i colori, come si fa a farlo rosso invece che blu.
il tema Bootstrap Italia, e poi ci sono tutti i componenti, invece, cose semplicemente riutilizzabili. Voglio usare un bottone? Semplicemente mi prendo il pezzo di codice HTML con già le classi CSS e ho il mio bottone già programmato, compatibile esattamente uguale a come è fatto nell'UI Kit, quindi compatibile con i mockup che ho costruito io, ho fatto costruire da un fornitore. Anche qui Bootstrap ha la sua repository GitHub per usarlo, e questo però è una cosa da sviluppatori, non scendo così in dettaglio, però insomma se ci sono domande poi ci scendo. Infine, le ultime due slide di schede e poi rispondo alle ultime tre domande che vi avevo preannunciato, utili per tutti. C'è un unico punto di accesso a tutti i materiali? A parte questa presentazione? Ce ne sono quattro. Allora, io spero di avervi fatto cosa utile in questa presentazione. Fossi in voi, per esempio, farei una cosa un po' netta, cancellerei tutte le slide tranne queste dove ci stanno i link, me lo terrei tipo tool, tipo quasi manualetto di accesso alle risorse, che è più chiaro da qua, secondo me, che partendo dai vari siti. Però ce ne sono quattro posti dove ci sono tutte le risorse e gli strumenti e tutti i link che vi ho fatto vedere. C'è la scheda su Designers Italia, che è la scheda sul sito web Designers Italia, che nei prossimi giorni subirà anche un aggiornamento per migliorare e raccontare meglio il modello. Che cos'è? Come si utilizza? A che cosa serve? Cosa contiene questo kit? E l'accesso agli strumenti principali, l'architettura, alcuni esempi, template HTML. Cliccando su alcuni esempi, ovviamente trovate Cagliari, che è uno dei comuni che ha partecipato alla prototipazione e ha fatto di più, ha rilasciato anche i propri di sorgenti, di pagine statiche, direttamente riusabili, quindi non c'è solo la versione white label, come si dice in inglese, la versione senza logo, ma c'è anche la versione potenzialmente del comune di Cagliari a riuso, con la sua grafica e le sue personalizzazioni. Il consorzio dei comuni trentini, che ha fatto uno scalino in più fin dall'inizio del progetto, e ha creato due soluzioni a riuso complete. La stanza del cittadino, che è il software, la piattaforma che usa per gestire tutta l'area personale, e Common Web, una piattaforma completa per la costruzione del sito, che è praticamente quello che abbiamo visto con attaccato un CMS fondamentalmente. Queste due soluzioni sono nel catalogo del riuso, come altre. Lo stesso Cagliari ha rilasciato la versione completa di CMS nel catalogo del riuso, lì il CMS è intando. E se va tutto bene, a quanto ne sappiamo, non voglio fare spoiler, ma nelle prossime settimane altri comuni rilasceranno versioni complete di CMS nel catalogo del riuso. Quindi, se una delle domande fosse, non le ho lette, ma un piccolo comune che non ha possibilità di pagarsi lo sviluppo dedicato così complesso, la risposta sarebbe facile. Ce ne sarebbero due. Si consorzia con altri comuni, ma ce n'è anche un'altra più semplice. Parte da una versione già completa, quasi chiave in mano nel catalogo del riuso. E su questa storia del catalogo del riuso so che nel terzo webinar ne parlerete molto con il prossimo relatore. Il catalogo del riuso è su developersi.italia.it, ad oggi contiene Common Web, la stanza del cittadino, il comune di Cagliari, il comune di Ala, tutte soluzioni più o meno complete anche di sviluppo software, non solo front-end ma back office, e ne conterrà altre. Poi aggiungerò una piccola nota mentre rispondo a un'ultima domanda. Dove posso trovare la community di riferimento? Quali sono i canali dove dialogare sul futuro del modello? Allora, i canali sono due fondamentalmente. Non la mail di Designers Italia, vi dico sinceramente, se non per casi particolari, perché siete 8.000 fondamentalmente i comuni in Italia, non c'è, siamo noi a rispondere direttamente il team di esperti. Scrivete pure per attivare dialoghi di collaborazione, dialoghi particolari, però i canali più esatti dove dialogare di come evolverlo, di problematiche di applicazioni, di soluzioni e riuso, sono Slack e Forum Italia. Slack, il canale Design Siti Comuni, qui c'è il link, se cliccate vi porta a slack.developers.italia.it e poi dovete cercare il canale Design Siti Comuni. Proprio in questo canale, oggi, esattamente stamani, è stata fatta una call, una chiamata per chi è interessato a partecipare a questa Meet di domani, a questo incontro su Google Meet di domani, in cui si parlerà di come evolvere gli argomenti.
sempre mantenendo un rapporto con i vocabolari controllati, con i bisogni del cittadino e come integrare un content type, una tipologia di contenuto, una scheda per raccontare degli eventi complessi, non semplici. E l'altro posto è il canale, secondo me, cioè i canali che si occupano di design e di riuso, software riuso e open source, su forum.italia.it. Qui trovate il link. Le risposte arrivano spesso da altri membri della community o da altri che hanno già adottato modelli, tecnologie, sviluppo. Nella mia esperienza, nella community ci sono livelli di dialogo di tutti i tipi, quindi si va da stakeholder a sviluppatori. Io sento dei rumori di sottofondo. Sono io che ho il microfono aperto perché ti volevo dire se vuoi che ti legga delle domande. Allora, Guarda, se per te va bene, preferirei. sì. Ho 5 minuti, concludo e Ah, poi ti faccio le domande ok. alla fine, perché credo che con questo giro di risposte, in parte risponderò anche alle domande che non ho letto, e poi quelle che rimangono rispondo volentieri, così le dedichiamo Va tutto bene, il tempo ok. dopo finale. Allora, seconda parte delle risposte. Queste sono altre domande, altri temi usciti dalle domande del primo webinar. Argomenti e vocabolari controllati, fase progettare del progetto. CMS, non c'è un CMS, perché non viene fornito un CMS? Accessibilità, come faccio test automatici di accessibilità? Allora, provo a rispondervi in modo che sia utile a tutti noi, anche a noi per ragionare in realtà. È possibile adattare o modificare gli argomenti, le liste degli argomenti, le tassonomie, il riferimento ai vocabolari controllati obbligatori o non obbligatori? Allora, qui la risposta è semplicemente, se si tiene sempre presente il cittadino come se fosse l'utente, e quindi non è una modifica fatta per adattarsi a processi interni dell'amministrazione per abitudine, ma una modifica fatta per migliorare la fruibilità dei contenuti, è tutto fattibile, ovviamente. È auspicabile che avvenga confrontandosi con la community, secondo noi. Quindi utilizzare il canale Slack che vi facevo vedere prima, Design Siti Comuni, su slackdevelopers.italia.it, o eventualmente fare un post su Forum Italia, nei canali design o riuso, se uno sta riusando direttamente una soluzione messa a riuso, per discuterne, per progettare insieme. Per progettare collaborativamente. Vi faccio un esempio. Questa cosa che vi raccontavo poco fa, ho visto una domanda adesso, l'ho vista velocemente, non l'ho letta, ma credo fosse riferita a quello, di proposte evolutive delle liste di argomenti e tipologie di contenuto che è in corso, è nata con un confronto in canali privati con noi sullo Slack di Developers Italia, e da oggi si sposta nel canale pubblico di Design Siti Comuni. È nata parlando con i comuni che per primi hanno adottato ormai un anno fa, alcuni come Trentino, Cagliari, eccetera, ma Rimini qualche giorno fa, è nata dialogando con loro, da alcuni di loro, una proposta proprio una proposta di revisione. E domani ci sarà un piccolo meet per parlarne. Chi è interessato, invito a registrarsi al canale Slack e andare sul sito e andare sul canale Design Siti Comuni, perché l'invito è aperto ovviamente a chi pensa di adottare il modello. Aggiungo un passaggio. Adottare il modello vuol dire entrare a far parte di queste possibilità di evolverlo e modificarlo, oltre al fatto di, auspicabile, di mettere a riuso soluzioni e risolvere i problemi di tanti che magari non hanno le risorse per accedere a farsi uno sviluppo dedicato. Ci sono temi per CMS, temi già fatti. Il sito WordPress clicco e me lo installa, il template per WordPress, il template per Drupal. Allora, qui la risposta è: il modello non li comprende e non li ha voluti comprendere fin dall'inizio, per non legarsi a una tecnologia in particolare e rimanere agnostico. E permettersi di sviluppare soluzioni di interfaccia e di usabilità migliori di quelle in cui spesso sei costretto dal tool che usi. WordPress è uno strumento potentissimo. C'era una domanda dedicata l'altro giorno. Ormai ci facciamo di tutto, ma dal nostro punto di vista
È ancora uno strumento che è molto più utile per fare blog che il sito di un comune o vendere servizi o per presentare servizi per molti motivi. In questo momento esistono già soluzioni a riuso che usano CMS, che c'è anche il CMS a riuso, penso a Cagliari con Entando, un CMS open source anche molto complesso, però molto contemporaneo. Penso a il Trentino con un CMS dedicato, penso a quelli che potrebbero arrivare nel giro di qualche settimana, di cui abbiamo già contezza, che sono per esempio sviluppati con Drupal, un CMS molto più alla portata della pubblica amministrazione, è già più abituata. Nessuno vieta che altri sviluppino WordPress o altri tipi di CMS e li mettano in riuso, anzi, questo è auspicabile. C'è la sfida della ricerca che non è banale in molti CMS, cioè questa, avere questa ricerca integrata sempre. E infine c'è il fatto che anche non è stato fatto questo discorso di implementare già un CMS, da una parte per difficoltà nel mantenerlo nel tempo, ovviamente ci vorrebbe un team dedicato, e dall'altra per non lasciare fuori le specificità locali e di scala. Le esigenze di un comune, come può essere Rimini, o le esigenze di un piccolo comune come il mio, che è un comune da 4.000 abitanti, sono ovviamente molto diverse anche sul piano della presentazione dei contenuti, dei servizi e della complessità tecnologica. Infine, l'ultima domanda, e poi lascio spazio alle domande che fossero arrivate: quali strumenti usare per i test di accessibilità? Allora, è una domanda strana perché non è posta bene dal mio punto di vista, nel senso che l'accessibilità da una parte è un obbligo di legge, e questo lo racconterà la collega di ACI dopo di me meglio di me. Però l'accessibilità è un processo in divenire, non è una cosa che c'è un test automatico che ti può dare un bollino, perché se il giorno dopo il redattore non mette i sottotitoli al video o non carica la trascrizione del video, sbaglia il testo alternativo, fondamentalmente quel sito non è più accessibile. L'accessibilità però è un'opportunità, nei tempi in cui stiamo, nei tempi che viviamo, anche di comunicazione, anche di racconto, di coinvolgimento della cittadinanza e delle risorse sul territorio. Allora, come si realizza l'accessibilità? Come si testa? Come si realizza? Per rispondere precisamente alla domanda, intanto si progetta e si realizza accessibile, prima di tutto. Si farebbe prima, non costerebbe niente. Chiedere a un fornitore di progettare già accessibile è molto più facile che validarlo dopo, ex post, come si direbbe. Si può scrivere direttamente accessibile, usare i colori direttamente accessibili, fare dei processi interni di redazione per curare già l'accessibilità nel tempo. E poi sulla validazione c'è da dire una cosa intanto, dovrebbe essere il fornitore a validare, non è che dovrebbe essere il comune a validare la soluzione che gli dà il fornitore. C'è un bellissimo allegato 2 che vi racconterà meglio la collega che parlerà dopo di me alla dichiarazione di accessibilità che un fornitore dovrebbe fornire quando fornisce il progetto finito. Infine, l'accessibilità è una cosa che si cura nel tempo, bisogna iterare e curarla nel tempo, ogni tanto controllarla. Esistono strumenti automatici, penso a Site Improve che è anche nel catalogo delle risorse cloud, penso altri strumenti come Palli, automatici, penso a tanti strumenti, in realtà ci sono, ma possono testare solo alcune cose e fanno un test semplicemente software, se ci sono quelle piccole etichette, quelle funzionalità software, ma non ti dicono che il tuo sito è accessibile, ci vuole un umano, normalmente un esperto, ma si può diventare anche esperti, normalmente un esperto che controlla che il testo alternativo è scritto bene. Ci sono tutte il lettore di schermo, quando scorri dall'alto al basso, ti legge bene lo schermo e non ti legge 800 volte la stessa cosa. C'è un susseguirsi dei titoli in pagina che ha un senso, che è corretto. Qui in alto a destra c'è l'effort che abbiamo messo di responsabilità sulla progettazione del nuovo sito del Ministero dell'Innovazione e della Trasformazione Digitale, e in ogni fase le tre figure, la redazione, i designer e gli sviluppatori, sono responsabili in maniera diversa. Vi ho messo questa tabella perché c'è anche un link in alto qui, dietro le quinte del sito Meet, che vi porta all'articolo che spiega meglio. Infine, dichiarazione, obiettivi, scadenze, feedback, app, siti web, documenti, accessibilità, ve li racconterà meglio la mia collega. Vi lascio e raccolgo le domande, rispondo volentieri alle domande e lascio sullo sfondo questa immagine, che è un'immagine del futuro di Designers Italia. Vediamo se
perché tra qualche settimana Designers Italia praticamente riorganizzerà i propri kit nelle cinque fasi che vi raccontavo: organizzare, comprendere, progettare, realizzare e validare. Se ci sono domande, Allora io te sono le provo a volentieri. leggere, Sì. provo a leggertele dall'inizio. Vediamo se riesco ad accedere a leggerle. Un secondo. Se vedi nella parte in alto a Interrompo la condivisione. destra. Sì, se interrompi la condivisione vedi il box delle domande in alto a destra. Non lo vedo, si è bloccato. Va bene, se me le leggi rispondo volentieri. Ecco. Non riesco a Va vedere, bene, vedo tutto lo schermo in bianco lì te le leggo adesso. io. Allora, c'è Raffaele D'Avoglio che chiedeva, per i comuni Vai. più piccoli che non hanno personale tecnico dedicato, avete previsto una guida for dummies per l'installazione del prototipo? Allora, se non c'è persona. Allora, sono arrivate le domande, forse. Stanno arrivando. Intanto comincio a rispondere. Allora, se non c'è personale tecnico da zero, il nostro consiglio è di pensare di fare il lavoro di architettura, utilizzando i fogli che vedevamo prima in casa, per validarla l'architettura. Però da lì in poi non è possibile che ci sia un chiave in mano completo, quindi bisogna comunque affidarsi a una gara, a una fornitura dal punto di vista nostro. Non è proprio possibile installarsi tutto da soli, farsi tutto da soli in casa. Il consiglio che diamo noi è di, se possibile, fare come hanno fatto in Trento, di ad esempio consorziarsi tra comuni. Allora, Lo sono arrivate vedi? le Vedi Roberto Lo Monaco? domande. Sì, i template vengono rilasciati, sono già accessibili. Allora, per quanto ne sappiamo, sì, nel senso che sono stati testati e validati. Ovviamente il lavoro di sviluppo ulteriore, dato da inserire i contenuti, attaccarlo al CMS, il lavoro, per esempio, su una parte delle soluzioni al riuso, potrebbe aver inficiato delle soluzioni di accessibilità, dovute al fatto che l'accessibilità dipende molto dai contenuti, da come sono presentati, eccetera. Noi consigliamo comunque di fare test di accessibilità, di validarli, di chiedere ai propri fornitori di autocertificare il lavoro che fanno utilizzando i modelli di Agile. Se ci sono ovviamente segnalazioni di cose che risultino inaccessibili, queste in realtà sarebbe auspicabile venissero rimesse nella community tramite Slack o altrove, magari andare a correggere il modello, che è un modello aperto. Esistono all'interno del modello comune personalizzazioni per sistemi bibliotecari. Non lo so, sinceramente dichiaro la mia ignoranza, credo di no, sinceramente. È uno di quei temi che sarebbe interessante mettere in discussione, per esempio, su Slack o su Forum Italia. Come si può utilizzare lo strumento Bootstrap in un CMS basato su Typo3? Allora, non capisco del tutto la domanda, però Bootstrap è uno strumento che serve a utilizzare i componenti standard, gli stili visivi, gli stili grafici dei componenti standard dell'interfaccia degli UI kit. Ovviamente è utilizzabile in qualunque cosa è presentabile online con un sito HTML, semplicemente il framework di CSS, avrà bisogno di un po' di termini tecnici, però utilizzato sarà Bootstrap Italia. Quindi non so se la domanda è relativa al sito in uscita dal CMS o direttamente sull'interfaccia del CMS. In ogni caso, Bootstrap è integrabile cioè, fin tanto, diciamo, se il CMS è solo il gestore di contenuti, la presentazione front-end, cioè la presentazione che sta all'utente, per quanto ne sappia, non vedo complicazioni per attaccarci Bootstrap Italia, basta svilupparla pensando che è fatto con Bootstrap Italia. Scusi, non ho capito bene dove e quando si parlerà della rivisitazione della tassonomia degli argomenti. Allora, su slack.developers.italia.it oppure passate da designers.italia.it e subito prima del piede in basso c'è il link a Slack. Quando entrate, Slack è un sistema di chat, fondamentalmente un'app che serve a creare una chat collettiva, aperta e condivisa.
Vi create un utente, vi loggate, entrate da browser o dall'app dedicata e vedete che è un sistema di chat basato su canali. Ogni canale, ci sono tanti canali, chat, welcome, general, e c'è un canale che si chiama design-siti-comuni. Su quel canale proprio oggi è stato postato un messaggio, è stato inviato un messaggio per dire che tutti i comuni che stanno adottando il modello o lo hanno già adottato, interessati a sentire una proposta o delle proposte evolutive fatte da chi l'ha già adottato. C'è una chiacchierata informale di un'ora, per vederla in realtà, per ragionarci insieme. C'è già un lavoro fatto che si basa su ontologie controllate, anche questo, fatto dai primi che hanno partecipato al modello, sempre tenendo presente Eurovoc e altre ontologie controllate. E niente, semplicemente è aperto, è un meet aperto nel piano spirito di come è stato costruito questo modello. Riparte proprio in questi mesi un lavoro di evoluzione. Se c'è qualche altra domanda, rispondo volentieri. Non In so se sono questo andato momento lungo, sembra di se bisogna no, in passare questo momento oltre. sembra di no. Ok. Mi scusi, quindi ancora non sono state ridefinite. E che cosa? Le ontologie, stiamo parlando? La tassonomia degli argomenti. Ok. Allora, in questo momento quello che vi ho fatto vedere è ancora quello che c'è. Sappiamo che c'è una proposta di evoluzione fatta dai comuni del Trentino, con le persone che si sono occupate dello sviluppo, anche che hanno collaborato alla partecipazione del modello, e domani ne parliamo, ce la guardiamo fondamentalmente. C'è un'esigenza poi nata in Sardegna, in alcuni comuni sardi, non Cagliari e altri, che stanno adottando il modello, di valutare l'integrazione di un'antipologia di contenuto, Focus la chiamano loro, quindi dover raccogliere dentro varie schede, e vediamo se queste loro modifiche potrebbero essere utili per tutti. Domani facciamo una prima chiacchierata per ragionare proprio su questo, in realtà. Credo sia domani alle 3:30, se non ricordo male. E è una chiacchierata aperta, quindi. Ah, ok. Allora è ancora più semplice, in realtà. Se siete direttamente i sardi, è ancora più semplice. Su Slack, canale Design Siti Comuni, e c'è un link a una chiacchierata su Google Meet, fondamentalmente. Però io invito chiunque di voi ha cominciato il lavoro sull'architettura, quindi a guardarsi i contenuti, a guardarsi l'architettura, a guardarsi le tassonomie dei contenuti, e è interessato a capire chi si sta occupando di evolvere questo modello, conoscere anche direttamente le persone che l'hanno già adottato. Domani un salto, insomma, può farlo molto più che volentieri. Questo è veramente un modello costruito. Io ho partecipato alla prima costruzione 2 anni fa dal punto di vista del design, e è veramente un progetto nato collaborativamente. Vi invito ovviamente a partecipare se siete interessati all'applicazione o se avete già proposte di modifica, se no vi conviene aspettare che il lavoro finisca, insomma, se no, perché domani il rischio è che sia molto tecnica la riunione, insomma. Non inviterei un for dummies per rispondere alla domanda. Però è tutto trasparente, come avete visto, quindi non ci sono incontri segreti. Michela ha appena messo che è la responsabile di comunicazione, una delle responsabili di comunicazione del team del dipartimento, ha appena messo in chat il link direttamente anche al Google Meet, quindi si fa anche prima. Ci tengo a sottolineare una cosa che ho detto e che però forse per un comune piccolo, da una parte può essere spaventoso pensare di adottare un modello così completo. Io vivo in un comune di 3.000 abitanti, quindi conosco bene la sensazione. Dall'altra però c'è una cosa che si fa fatica a comprendere, ma secondo me è importantissima. Spesso un comune comunque coinvolge un fornitore per farsi fare il sito web. Se fa partire questo fornitore da qui, o
si mette d'accordo con altri comuni limitrofi, magari li fa partire da qui, o fa partire un fornitore da una delle soluzioni in riuso, ha un prodotto di alta qualità. È come se avesse la possibilità di farsi fare un prodotto essendo il comune di Milano, non essendo un comune piccolo. Un comune che si è permesso di sviluppare per diversi mesi, intervistando utenti, realizzando cose. E so per certo che c'è una soluzione riuso che arriverà nelle prossime settimane, dedicata specificatamente ai comuni piccoli, per esempio. Ancora non posso dire chi la sta facendo, ma altri comuni che stanno lavorando in questa direzione. Secondo me, nei prossimi 5-6 mesi ce ne saranno diverse. Oggi ce ne sono 3 o 4, ce ne saranno molte soluzioni al riuso. Il catalogo del riuso la prossima settimana, insomma, sarà una cosa importante da approfondire per voi, perché diventa una risorsa importante per i comuni piccoli. Allora, l'esperienza utente che abbiamo fatto noi, allora, l'intervista più recente, potete sentirli, non faccio pubblicità a nessuno, il comune di Rimini, ha fatto un lavoro importantissimo sui contenuti, il comune di Rimini che è andato online poco fa, praticamente qualche settimana fa, ha fatto un lavoro di qualche mese sui contenuti perché si è messo a ripensare, a riadattare tutti i contenuti, a insegnare un nuovo metodo a tutte le redazioni condivise, però poi la parte di sviluppo effettivo con un fornitore, li abbiamo modellizzati, il CMS fondamentalmente non è stata lunghissima, parliamo dell'ordine di 1 o 2 mesi, credo, se non ricordo male. Mi ricordano che la prossima lezione, quella specificata su Developers Italia, catalogo del reuse e open source, non è la prossima settimana, ma l'8 giugno, quindi meglio dirlo che no, facevo confusione. Se ci sono domande tecniche, anche in quel caso, vi consiglio di farle oggi perché potrebbe essere utile avere delle risposte tra. Le possiamo anticipare al relatore e magari può dare qualche risposta più mirata tra qualche settimana. Se c'è altre domande rispondo volentieri. Il motivo per cui abbiamo deciso di fare questa parte pratica facendoli vedere, esattamente vedere gli strumenti è che a prescindere dalle risorse che ci sono all'interno del comune, quindi piccolo o grande, a prescindere se ci si affida a un fornitore esterno, secondo noi bisognerebbe avere le parole. È vero che spesso è un linguaggio dedicato, è un linguaggio specialistico che contiene anche molti termini inglesi o informatici, però sapere di cosa si parla, sapere quando un fornitore ti dice no, farti un prototipo, no, no, devo fare tutto da zero, sapere potergli rispondere, come fai, devi fare tutto da zero? Non puoi usare direttamente i file che hai a disposizione. Significa riuscire a fare un progetto migliore, a investire quei soldi meglio sul fornitore, magari su altri aspetti, su curare meglio i test di usabilità finali, su curare meglio l'accessibilità. Mi scusi, per quanto riguarda i servizi. Allora, il modello, io non ve l'ho fatto vedere, ma il modello comprende già i template e anche l'architettura delle schede servizio. Delle schede servizio sono le schede informative che dovrebbero raccontare in modo ideale un eventuale servizio, penso un servizio a caso, l'iscrizione all'asilo o il pagamento di una multa. Comprende già anche i template, una proposta di step, di passaggi, di passi per effettuarlo il servizio, tanto che sia nei template statici che nella grafica, che nell'architettura, che nel modello finale che avete visto. È modellizzata anche un'area riservata, un'area privata dove vedere i propri messaggi, dove vedere dove accedere e vedere lo stato dei propri servizi. È interessante che al riuso c'è già una soluzione, che è quella della stanza del cittadino, e è interessante anche, ora rispondo anche all'altra domanda. Ho approfittato per raccontare anche questo pezzo. È interessante anche che lo stesso Cagliari, dove vi ho fatto vedere che ha rilasciato i template, ha rilasciato anche i template nell'area privata di Cagliari che sviluppate in Intando a microservizi. Mi riferisco al servizio digitale vero e proprio. Quello che
di trasformazione digitale a tutto tondo, il comune ovviamente. Sta avvenendo un lavoro di modellizzazione di servizi che va un passo oltre, però questo è un lavoro in divenire. Cioè nel modello per ora è previsto la presentazione, è prevista l'area privata, il racconto, gli step, però oltre qui siamo fuori contesto. Cioè io non ho strumenti per risponderti se è oltre questo. Ovviamente l'unica considerazione che posso fare in più, che può essere anche utile a chiudere la palla e passarla alla mia collega, è che ovviamente trasformare un servizio da analogico a digitale o trasportare i propri servizi sul digitale spesso vuol dire pensarli digitali, quei servizi, non vuol dire semplicemente riportare in digitale la coda analogica. E questa è un'esperienza che purtroppo tutti spesso facciamo. O avere solo servizi di pagamento, anche se sono i più usati poi in definitiva. Avere servizi utili, pensati, progettati con le informazioni corrette sarebbe la direzione giusta. Con un accesso semplice che si ricorda di noi, che risponde ai messaggi, tutte le cose che fondamentalmente ci ripetiamo spesso in qualunque incontro. Io passo la palla Allora, alla siamo mia in collega perfetto. di Agit, che vi racconterà meglio le dichiarazioni di accessibilità e tutti i meccanismi che ci Sì, sono. sicuramente Daniele. Grazie per E l'attenzione, comunque sei a disposizione per eventuali spero altre semplicemente domande. Intanto siamo in orario, di io avere appunto, come di diceva aver Daniele, spiegato giusto. passerei la parola a Viviana De Paola su questi cenni su accessibilità e usabilità, come dicevamo prima. Grazie, Viviana. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Patrizia e grazie Daniele della condivisione, soprattutto il riuso che è tema a me caro per aver collaborato appunto nel gruppo di lavoro per la redazione e pubblicazione delle linee guida, acquisizione di riuso software per la PA e dopo magari anche io insomma farò un accenno su quello che dici tu. E per quanto riguarda l'accessibilità, appunto, fino adesso abbiamo visto degli strumenti utili per quanto riguarda diciamo, il disegno, no? Il disegnare, quindi anche lo strumento di cui parlava Daniele Sketch, quindi nella traduzione bozza, schizzo, no? di un disegno ed altri anche strumenti. Ma tutto questo per proprio comprendere cos'è l'accessibilità. Quando parliamo di accessibilità, cosa si intende? È sostanzialmente la possibilità, l'opportunità di tutte le persone, anche le persone con disabilità, di poter fruire di servizi e informazioni offerti, appunto, erogati dalle pubbliche amministrazioni. In questo caso parliamo di siti web, applicazioni mobili, ma non soltanto della pubblica amministrazione, anche dei soggetti erogatori privati, quindi anche delle aziende, da ultime modifiche della normativa che vedremo. Usabilità anche è un termine molto utilizzato assieme all'accessibilità ed è proprio, che questo è sempre in base al glossario dell'innovazione appunto pubblicato da Agid in relazione al piano triennale, è quello di chiunque di poter raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso. Quindi sostanzialmente renderlo usabile, ma anche comprensibile. Ad esempio anche i testi che devono essere scritti nelle comunicazioni che vanno al cittadino, che abbiamo visto appunto essere al centro di tutta quella che è la vita e il lavoro della pubblica amministrazione, ma anche del privato, nell'ambito del privato, deve essere comprensibile. Anche perché la disabilità diciamo, non è soltanto diciamo, attinente esclusivamente a persone con disabilità, quindi che hanno necessità di strumenti assistivi, ma può essere temporaneamente di chiunque. La normativa di riferimento, appunto, abbiamo il codice dell'amministrazione digitale, al cui articolo 3 è previsto proprio come carta della cittadinanza digitale, quindi come diritto, quello di usare le tecnologie e chiunque ha proprio il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le soluzioni previste, le soluzioni e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale. Inoltre, sono state pubblicate appunto nel gennaio 2020
2020 le linee guida sull'accessibilità di strumenti informatici, quindi siti web e anche applicazioni mobili, e questo è un riferimento che può essere utile nel momento in cui si andasse sulla piattaforma di Developers per cercare in riuso appunto un software, un'applicazione con codice sorgente aperto, licenza aperta. È utile l'indicazione perché lì viene indicato non solo le amministrazioni che usano quell'applicazione, quel software, quel sito, ma anche le regole che vengono rispettate, quindi ad esempio appunto l'accessibilità, oppure i riferimenti indicati da, proprio per il design, oppure la normativa in ambito di protezione dei dati personali, interoperabilità e misure minime di sicurezza, ad esempio. E l'altra normativa proprio specifica sull'accesso degli utenti proprio con disabilità agli strumenti informatici è la legge 4/2004, che è stata poi modificata recentemente dal decreto semplificazioni convertito in legge a settembre 2020 e ha recepito ovviamente anche l'indicazione della direttiva europea 2102 del 2016 e con relative decisioni e esecuzioni. Su queste due normative si sono basate appunto le linee guida per l'accessibilità agli strumenti informatici redatte e pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale. L'AGID quindi ha messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni una piattaforma form.agid.gov.it affinché venga redatta la dichiarazione di accessibilità. Sappiamo precedentemente, prima di queste linee guida, quindi precedentemente a tutto, che c'è un'altra piattaforma accessibilità Agid Govit, che è per la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, che è un obbligo proprio per le pubbliche amministrazioni di pubblicare ogni anno, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità, anche per postazioni di lavoro, telelavoro, eccetera, eccetera. Ma oltre questi obiettivi di accessibilità, c'è la dichiarazione di accessibilità che va redatta entro il 23 settembre di ogni anno, in questo caso 2021, per ciascun sito web della pubblica amministrazione, cioè non solo il sito tematico, il sito, non soltanto il sito istituzionale della pubblica amministrazione, ma anche ogni singolo sito tematico, quindi chiaramente tutti gli altri siti che sono collegati, che danno informazioni e offrono servizi al cittadino. Entro il 23 giugno di quest'anno, inoltre, va redatta e pubblicata attraverso sempre questa piattaforma la dichiarazione di accessibilità per le applicazioni mobili. Quindi questa è una data appunto da ricordare e questo webinar diciamo, è un'opportunità appunto anche per avere ben chiaro, diciamo, questo riferimento e quindi questa nuova scadenza. Cosa comporta non redigere e non pubblicare la dichiarazione di accessibilità? Comporta in base alla normativa una responsabilità dirigenziale sensi del decreto legislativo 165/2001. Pertanto è opportuno, appunto, come si diceva, nel momento in cui si va diciamo, a modificare o sviluppare un sito internet, che sia attraverso le risorse interne dell'amministrazione o affidate internamente, quindi che sia diciamo appunto attraverso un contratto, una gara, un appalto, eccetera, eccetera, oppure anche una società in house, oppure insomma con risorse interne, l'importante è rispettare queste normative indicate dalle linee guida sull'accessibilità e dalla normativa in generale. L'Agenzia per l'Italia Digitale è inoltre impegnata insieme ad altri partner europei in questo progetto finanziato dal programma Horizon 2020, il cui scopo è quello di costruire proprio un'infrastruttura che integra un set di strumenti estesi per la valutazione automatica e siamo automatica dell'accessibilità dei siti web. Quindi la piattaforma mette a disposizione Move, Mergo e What, e questi strumenti effettuano l'analisi appunto automatizzata di siti e l'utente può scegliere a seconda se sia un utente, diciamo, di livello medio esperto proprio in accessibilità.
Cosa diciamo, dobbiamo andare a valutare o comunque viene valutata attraverso un'autovalutazione della stessa pubblica amministrazione o una valutazione da parte di terzi, quindi nel caso appunto di fornitori, cosa andiamo a valutare ai fini della dichiarazione di accessibilità? Le applicazioni mobili, quello di cui parlavamo per la scadenza del 23 giugno 2021. Quindi il software sostanzialmente applicativo progettato e sviluppato proprio per l'utilizzo attraverso smartphone o tablet, ad esempio, quindi su dispositivi mobili. Il sito web e quindi l'insieme strutturato di pagine web utilizzate per veicolare proprio informazioni, erogare servizi, quindi comunemente indicati come siti internet, abbiamo detto che la data di scadenza è il 23 settembre 2021, comunque il 23 settembre di ogni anno, per cui chi ha già, diciamo, pubblicato la dichiarazione per i siti web lo scorso anno dovrà sostanzialmente entrare nella piattaforma Formagid e aggiornare quella che è stata precedentemente pubblicata. Chi invece lo fa per la prima volta andrà a pubblicare una nuova dichiarazione. Attenzione per i siti web, il contenuto, non parliamo soltanto di immagini, ma anche contenuti, quindi non testuali, ma anche di contenuti proprio testuali. E la cosa più importante è anche creare sin dall'inizio documenti informatici accessibili, ad esempio. Molto spesso può accadere che i documenti, ad esempio di una gara, di un bando o dei verbali di assemblee o de delibere, eccetera, eccetera, siano scansionati e quindi pubblicati in un formato immagine. Basterebbe quindi già produrlo in documento informatico, firmandolo digitalmente e pubblicandolo così, in questo modo. Quindi in questo modo, diciamo, non si va a firmare materialmente, in maniera, in modo autografo, il verbale, il documento, la delibera, la determinazione, eccetera, eccetera, ma si va a creare proprio un documento che non è in formato immagine. Oltre quindi a applicazioni mobili, siti web, abbiamo i contenuti di extranet o intranet. In realtà dalla dichiarazione di accessibilità, comunque dalla normativa, non vengono presi in riferimento esclusivamente quei contenuti che appartengono a gruppi chiusi, cioè quelle piattaforme, quelle soluzioni informatiche, quegli strumenti informatici che vengono utilizzati esclusivamente in gruppi chiusi di utenti e non per il pubblico. Quello che viene preso in osservazione anche dalla Commissione europea e quindi non soltanto dall'Agenzia per l'Italia Digitale ma anche dalla Commissione europea sono proprio le soluzioni informatiche, gli strumenti informatici che sono per il pubblico, quindi utilizzati dal pubblico. I contenuti invece di extranet o intranet, diciamo utilizzati, quindi opportuno anche all'interno, ad esempio, dell'amministrazione stessa per i dipendenti, anche perché nella dichiarazione verrà richiesto quanti, ad esempio, il numero di dipendenti con disabilità che ci sono e quindi vengono utilizzati gli strumenti informatici proprio idonei alle persone con disabilità all'interno della stessa pubblica amministrazione. Dunque, approfitto immediatamente, rispondo a una domanda, così diciamo c'è uno scambio quasi diretto, tra virgolette. C'è una domanda se la pubblicazione di documenti scansiti sia corretta oppure no. No, i documenti scansionati, scansiti, non è corretta. La pubblicazione corretta è per i documenti che siano informatici e firmati digitalmente, quindi che siano documenti reali. C'è anche una guida per la pubblicazione di documenti accessibili sempre diciamo sul sito internet Agid e ad esempio si può utilizzare il Calibri come corpo del testo, il Calibri Lite per i titoli e l'interlinea 1,5 e almeno 12 di carattere, diciamo di grandezza di carattere. Però ecco, queste sono tutte indicazioni, sono degli esempi per comprendere insomma come procedere.
Quindi nella dichiarazione accessibilità, che tra l'altro devono essere redatte e compilate dal responsabile per la transizione digitale, per quanto riguarda il responsabile per la transizione al digitale, si possono nominare dei responsabili di transizione al digitale con competenze, come indica il codice dell'amministrazione digitale, con competenze tecnologiche, informatico, giuridiche e manageriali, che però possono essere nominati in forma associata, ad esempio in presenza di unioni o consorsi di comuni. Pertanto, non soltanto si faceva accenno appunto all'unione consorsi dei comuni per quanto riguarda il riuso, no? Ad esempio il comune d'Ala con le altre amministrazioni, circa 23, che avevano adottato Comunweb, questa soluzione informatica che rispetta anche appunto le indicazioni di riferimento design e le misure minime di sicurezza e l'interoperabilità. Oppure Stanza del Cittadino, che diciamo, è utilizzato da 63, circa 63 amministrazioni e che rispetta anche, non soltanto rispetta appunto regole sulla protezione dei dati personali, misure minime di sicurezza, interoperabilità e riferimenti design, ma anche mette a disposizione piattaforme abilitanti come SPID, quindi identità digitale, e PagoPA. Per cui è importante che il responsabile per la transizione al digitale vada a compilare, anche perché riceverà proprio per email il codice di accesso, la chiave di accesso per entrare. Chiaramente, ai fini della compilazione della dichiarazione, è opportuno che venga fatta appunto quell'autovalutazione che dicevamo, quindi utilizzare gli allegati, l'allegato 2 delle linee guida, l'autovalutazione o la valutazione fatta da terzi, ad esempio fornitori. Nella dichiarazione di accessibilità, sempre diciamo nella sezione 1, vedremo che si può dichiarare se un sito o un'applicazione mobile è parzialmente conforme o totalmente conforme e viene richiesto se il motivo diciamo, della mancata totale o parziale conformità, quindi non totale conformità, dipenda da, ad esempio, l'onere sproporzionato. L'onere sproporzionato che è specificamente indicato sia dalla legge 4 2004, ma sia anche al capitolo 6 delle linee guida, AGID, prevede appunto varie tipologie di onere, cioè onere ad esempio organizzativo eccessivo, un onere finanziario eccessivo, un rischio ad esempio di pregiudicare la capacità dei soggetti erogatori di adempiere allo scopo prefissato o di pregiudicare diciamo, la capacità dei soggetti erogatori di pubblicare le informazioni necessarie. Ma questa diciamo, è una precisazione, ma a questa precisazione viene anche indicata un'alternativa. Deve essere sempre indicata una soluzione alternativa a questi problemi. Questo è proprio una precisazione della direttiva europea e anche della legge 4 2004. Gli obblighi, quindi abbiamo visto appunto l'obbligo della pubblicazione della dichiarazione accessibilità, ma a tal fine quello che dicevamo prima come strumento si può appunto facilmente riutilizzare, scegliere in riuso o in cloud, insomma, delle soluzioni che sono previste da appunto la piattaforma Developers proprio per riuso dei software, ma l'8 giugno appunto se ne parlerà più approfonditamente, oppure diciamo scegliere. E questo è previsto anche dal piano triennale, le pubbliche amministrazioni devono appunto scegliere le soluzioni in cloud che sono presenti nel marketplace cloud proprio messo a disposizione da Agile, sono qualificati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. La cosa più importante è che le pubbliche amministrazioni, sia che sviluppino o modificano siti web e applicazioni mobili con risorse interne all'amministrazione o in risorse esterne, bisogna rispettare assolutamente le regole e i contratti che prevedono appunto lo sviluppo, la modifica, ma anche quelli diciamo che devono essere rinnovati, devono rispettare queste regole a pena di nullità. Quindi la pubblica amministrazione può rendere, non far diciamo, accertare la nullità proprio di questi contratti per la realizzazione e modifica di siti web e applicazioni mobili. Quindi c'è una grossa responsabilità, nel senso così come la pubblica amministrazione ha una responsabilità dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 165-2001, così si ha una responsabilità proprio nello sviluppo accessibile di siti web e applicazioni mobili.
Dunque, c'è anche un sondaggio che avevo previsto, non so se Patrizia o Gianluca può avviare il sondaggio, che diciamo, erano domande proprio in riferimento a scelta multipla ed erano in riferimento a, proprio anche ai contratti, quindi sul discorso appunto di chi aveva previsto nei contratti proprio questo rispetto delle regole sull'accessibilità e anche chi tra i comuni aveva già pubblicato la dichiarazione di accessibilità. Proviamo a... Ok, ecco qui è andato il sondaggio a scelta multipla, quindi contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili rispetto alla legge 4 2004. Vediamo appunto le risposte sono tra sì, no, non so. Al momento il no non ha riscontri, quindi già questo no, ecco, parlo troppo presto. Ok, quindi sì, più o meno per il 30% oscilla, non so il 60%, no il 6%, quindi diciamo che comunque così si ha una maggiore consapevolezza proprio in merito ai contratti che poi la pubblica amministrazione, che siano comuni diciamo, con abitanti inferiori ai 5.000 abitanti o insomma superiori, almeno diciamo, c'è la consapevolezza proprio sui contratti. Ok, quindi non so 71, sì 24 e no 5%, vabbè, quindi diciamo il sì almeno vince sul no. E il secondo sondaggio era, grazie. E il secondo sondaggio era sulla, appunto è stata pubblicata la dichiarazione di accessibilità e tra risposte appunto sì sia sul sito istituzionale sia sui siti tematici, sì solo sul sito istituzionale, sì solo sui siti tematici, non so. Ok. Okay, più o meno, insomma, sì, solo sul sito istituzionale 44%, entrambi i siti tematici e siti istituzionali 17%, non so 39%. Quindi anche per questo, diciamo, c'è forse con questi accenni brevi, comunque su accessibilità e disabilità, maggiore diciamo, consapevolezza e per appunto, la dichiarazione di accessibilità su ciascun sito tematico e la stessa cosa vale per le applicazioni mobili, quindi su ciascuna applicazione mobile. Per le applicazioni mobili andrà pubblicata appunto nello store e invece nel footer per quanto riguarda i siti sia istituzionali che tematici. Grazie, manderei anche l'ultimo sondaggio, quello sul appunto. Se qualche amministrazione ha ricevuto appunto inviti ad adempiere da parte del difensore civico per il digitale, di cui parleremo a breve, ok, no, non so, un sì, un 6%, ok, no, 61%, non so, 30, circa 30, vabbè, insomma, comunque. Un 10% sì, ok, no, 55%, ok, più o meno insomma questi sono i dati, perfetto, anche questo insomma è indicativo, grazie mille. Ok, possiamo chiudere i sondaggi, grazie. E per quanto riguarda il difensore civico per il digitale, appunto è istituito presso l'Agenzia per l'Italia Digitale e riceve tutte le segnalazioni appunto da cittadini e imprese e tratta anche ovviamente i reclami per l'accessibilità. Quindi diciamo che per quanto riguarda la dichiarazione accessibilità c'è una sezione che la pubblica amministrazione deve compilare, quindi i comuni andranno a compilare.
ad esempio sul meccanismo di feedback, per cui bisogna appunto prevedere un link, un form, insomma un indirizzo, un contatto PEC o email, quindi PEO o PEC, diciamo per possibilmente insomma PEC in modo tale che viene comunque venga protocollato, per ricevere i feedback, quindi i riscontri da parte dei cittadini, e dentro 30 giorni l'amministrazione deve appunto rispondere. Se diciamo il cittadino non riceve riscontro a questa sua comunicazione, ecco che il cittadino avvia la procedura di attuazione, che è una sezione che non è compilabile dall'amministrazione, ma è già in autonomia compilata, c'è cioè un link di riferimento al quale il cittadino stesso, trascorsi 30 giorni, andrà a cliccare sul link presente alla sezione procedure di attuazione della dichiarazione accessibilità pubblicata, e avvierà quindi il reclamo presso il difensore civico digitale, che appunto deciderà se è fondato o meno, e quindi inviterà, diciamo, l'amministrazione ad adempiere. Per quanto riguarda le segnalazioni al codice dell'amministrazione digitale, sono stati, diciamo, oggetto appunto di invito anche ad alcune amministrazioni. Chi ha ricevuto saprà, insomma, che ha dovuto adempiere entro 30 giorni, e che sostanzialmente sono stati pubblicati, come prevede la norma, sul sito istituzionale AGID, quindi si possono, diciamo, andare a vedere. Molto spesso sono stati appunto documenti pubblicati in formato immagine, quindi scansionati, oppure proprio, ad esempio, manca la dichiarazione di accessibilità o sul sito tematico o sul sito istituzionale, insomma, quindi questi possono essere i casi, e appunto l'agenzia, diciamo, farà un controllo sulla contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o esito insoddisfacente del monitoraggio, coinvolgendo internamente l'ufficio del difensore civico digitale, oppure esternamente c'è, cioè, appunto la procedura di attuazione, che è rivolta a i cittadini. Velocemente vedo se mi sembra che ci siano delle domande, quindi cosa può fare il comune se se ne accorge solo dopo. Leonardo Livi, forse è collegata. Allora, aziende a livello nazionale rilasciano siti non accessibili approfittando della mancanza di conoscenza dell'argomento accessibilità da parte del comune, del fatto di nullità del contratto. In questo caso, un cittadino cosa può fare? Quindi abbiamo detto che nel caso in cui appunto un cittadino riscontri la non accessibilità da parte del sito web o dell'applicazione mobile, scrive all'amministrazione. Quindi l'amministrazione a quel punto sa, insomma, del problema, e cerca di attivarsi e di rispondere comunque al cittadino in quei 30 giorni previsti dalla legge 4/2004. Solo in caso di mancata risposta o risposta non soddisfacente, diciamo, per il cittadino, si può attivare il reclamo presso il difensore civico per il digitale. Non mi sembra ci siano altre domande, e diciamo i tempi sono purtroppo molto molto brevi. Nel caso, insomma, qualora ci fossero, diciamo, anche la necessità di approfondimenti, ovviamente disponibili, insomma, a tenere dei webinar di approfondimento, questo per quanto riguarda appunto Patrizia, Gianluca e Michela. Chiedo velocemente se ci sono domande, se non ci sono procedo, diciamo, con le conclusioni in modo breve. No, ok, non ce ne sono al momento. Dunque, questo webinar appunto è stato molto interessante, perché ci sono stati nella prima parte spunti molto utili, la presentazione di strumenti utili appunto al disegno, all'organizzazione, anche proprio al pensare, no? Il discorso della Allora, Patrizia? Viviana, non vediamo altre domande, Sì, quindi se procedo. puoi procedere alle conclusioni. Io mi scuso. Sì, stavo procedendo alle conclusioni, quindi vado in conclusione. Quindi ci sono stati appunto strumenti molto utili, e anche, insomma, accenni appunto sull'accessibilità, sull'usabilità e sulla dichiarazione appunto di accessibilità, e con le relative
con le relative scadenze. È importante appunto dare riferimenti anche su developers, insomma, del rispetto proprio delle linee guida accessibilità come altre regole, appunto agile, ad esempio interoperabilità, misure minime di sicurezza, linee guida sul software sicuro, regole appunto GDPR, quindi protezione dati personali e così via, come abbiamo visto appunto anche Common Web, la stanza del cittadino, comune di Cagliari e così via, e pertanto diciamo c'è comunque un supporto, insomma, anche le regole che dà l'Agenzia per l'Italia Digitale danno appunto dei riferimenti e tutti diciamo, questi strumenti sono assolutamente utili per poter insomma, fare il meglio e avere quindi poter utilizzare questa opportunità. Io ringrazio e grazie dell'attenzione a tutti e vi saluto. Grazie, grazie mille Viviana. Non so se mi sentite bene perché mi hanno detto che ho un ritardo notevole. Io intanto, allora, ci avviamo alle conclusioni. Vi ricordo, come è stato detto anche da Daniele, che il prossimo webinar è l'8 giugno, quindi è sempre di martedì, ma saltiamo una settimana. Vi ricordo che, come è stato già preannunciato e come appunto sapete, oramai ci saranno molte aspettative perché il tema del prossimo webinar è il riuso, quindi parleremo di come si imposta correttamente lo sviluppo in open source e poi dalla pubblicizzazione al riuso di una soluzione software, quali sono i passi da seguire, gli strumenti da utilizzare e quali sono le buone pratiche che dovrete adottare. E noi ringraziamo tutti. Vi diamo appuntamento sempre appunto all'8 giugno, martedì dalle 14.30 alle 16.30. L'ultima cosa che vi ricordo è che per avere l'attestato di frequenza da parte di Agit, noi vi abbiamo consigliato fin dall'inizio di partecipare almeno a due webinar su tre. Quindi per chi ha partecipato e per chi non c'era in uno di questi due webinar, vi consigliamo di essere presenti sicuramente al prossimo. Troverete il programma, i materiali di questo evento e la registrazione sulla pagina di EventiPA da cui vi siete iscritti la prima volta e che vi abbiamo ricordato in chat nel corso del webinar. Vi ringrazio tanto e vi saluto alla prossima volta. Grazie mille.